cosa succede in città. 30 minuti di cronaca. Un ben ritrovati da Vedili insieme per i prossimi 30 minuti con la cronaca e non solo, insieme a tutti voi, insieme anche a Luca Paradisi che si trova dall'altra parte del vetro e che saluto, auguro a lui buon lavoro. Dalle 7 di questa mattina, quando iniziano ufficialmente le trasmissioni in diretta di Lady Radio, si concluderanno questa sera alle 19 con le bombe delle 6, non fanno male, una lunga programmazione che prevede cronaca e sport, ma prevede anche i vostri interventi in qualsiasi momento, grazie naturalmente al servizio di SMS WhatsApp 3925 727775, anche audio, oppure lo 055 57 26 37. Voglio ricordarvi che siamo visibili anche sul canale YouTube Lady Radio Firenze, dove vi invitiamo naturalmente ad iscrivervi, così come vi invitiamo a scaricare la nostra app dove avete l'opportunità di ascoltare Lady Radio in qualsiasi posto voi siate, ma naturalmente anche guardare il canale, ricordando e salutando anche gli amici dello streaming ladyradio.it e gli amici che ci seguono naturalmente sui canali social, dove trovate tantissimi contenuti inediti. Stiamo continuando a festeggiare i nostri 40 anni, insomma lo stiamo facendo dal 16 di febbraio, è una data importante, siamo entrati negli ANTA e lo faremo naturalmente per tutto il 2022. Abbiamo festeggiato a teatro, al Teatro Puccini di Firenze, con questo appuntamento che ha visto anche i 40 anni di quel mancato scudetto della Fiorentina, ma ci saranno altri appuntamenti, altri eventi, quindi rimanete con noi. Andiamo invece ad inaugurare, a partire da questo lunedì, e lo faremo per altri 6 appuntamenti, degli amici che abbiamo trovato anche nella passata stagione. Sto parlando degli amici di ISIA Firenze, ovvero l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. È veramente un noto punto di riferimento per chi voglia acquisire un alto grado di preparazione nel mondo del design, della graphic design e della comunicazione. ISIA Firenze propone davvero un'offerta formativa di primo e secondo livello, triennio di base, biennio di specializzazione. Voglio ricordarvi un po', prima di andare a presentarvi anche il primo ospite che inaugura ufficialmente questa seconda stagione con ISIA, che è fondato nel 1975, insomma è veramente una data storica, con l'intento proprio di formare nuove generazioni di professionisti designer. ISIA Firenze è una scuola moderna la cui attività è da sempre tesa quella che è l'innovazione, al confronto, alla diffusione della cultura del design. Si trova esattamente fisicamente a Villa Strozzi in via Pisana 79 e da metà giugno sarà anche possibile fare domande di iscrizione per l'anno accademico 2022-2023, quindi ci siamo quasi a metà giugno. Per avere maggiori informazioni potete comunque visitare il sito, che è isiadesign.fi.it. Da oggi, come dicevo, per 6 lunedì incontreremo alcuni docenti di ISIA Firenze per un confronto su quelli che sono i temi del progetto, della cultura e della didattica del design. E quindi diamo subito il benvenuto, lo ringraziamo per essere qua con noi, a Mirko Tattarini, designer e docente di design strategico al biennio specializzato. Grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per ospitarci. Buongiorno. Buongiorno davvero, professor Tattarini. Allora, iniziamo subito con un tema importante, perché sappiamo che ISIA si trova al Fuori Salone di Milano. È stato praticamente dal 7 di giugno al 12 giugno, quindi si è appena concluso, e quindi ci piacerebbe con lei parlare proprio di quello che è stato un resoconto di quello che è stato la scorsa settimana, visto che ha partecipato proprio al Fuori Salone di Milano con un'installazione realizzata dagli allievi del suo corso. E allora, com'è andata? Ci racconti che cos'è il Fuori Salone e perché è così tanto importante insieme al Salone del Mobile per il mondo del design? Beh, il fenomeno Salone del Mobile Fuori Salone è una realtà unica a livello planetario. Non c'è un'altra manifestazione che abbia le stesse caratteristiche di coinvolgimento di una città intera, una città importante peraltro, dove il design è di casa e dove tutte le novità o i risultati delle ricerche del nostro settore vengano presentati così ad un tempo. A me personalmente è capitato di frequentarne in altre città del mondo, veramente come Milano c'è solamente Milano, sia per quantità che per qualità e per coinvolgimento. Ed è d'obbligo, anche se non sempre siamo riusciti a farlo, per un'istituzione come la nostra essere presenti, perché è il momento in cui la ricerca si condivide, la ricerca si divulga, si presentano certi risultati
e anche il momento in cui il marchio ISIA, come quello di altre, diciamo, istituzioni universitarie del nostro settore, si conferma, o tra parentesi, diciamo, si riconfigura nella contemporaneità, oltre la storia, oltre quello che è stato. Risultati eccellenti, siamo molto contenti, abbiamo avuto un'affluenza di addetti e di stampa significativa, e devo dire anche, insomma, ci ha lusingato l'apprezzamento da parte di molti di essere tra i pochi, ora esagero, tra i pochi no, tra quei portatori di contenuti che generalmente tocca ricercare con grande impegno, non nelle manifestazioni, perché sappiamo tutti, insomma, che il focus è molto spesso di natura commerciale, di affermazione del marchio, e nel nostro caso, essendo, come dire, anche molto piccoli, no, rispetto ai grandi marchi del design, abbiamo puntato molto su un concept particolarmente significativo, conosciuto ai più, almeno in principio, che è il concetto di antifragilità, che viene dal noto testo di Nassim Taleb, a cui abbiamo pensato particolarmente durante e dopo gli eventi della pandemia, in particolare a seguito della reazione che abbiamo avuto tutti noi e che ha avuto la nostra Europa, e che è stata una reazione che potrebbe in qualche modo riconfigurare il sistema ad un livello migliore di quello preesistente all'impatto della pandemia. In generale, l'antifragile significa non accontentarsi di essere resilienti, quindi di sostenere gli impatti, ma essere capaci di accettarli e di migliorare a seguito degli impatti. Senta, e così abbiamo presentato una serie... Prego? No, mi dica. Una serie di progetti orientati a questo, per cui che abbracciano, no, il rischio della progettazione, e tutti i progetti di studenti che non inaugurano filiere produttive ex novo, che significa anche nuovi consumi, nuovi impieghi di materie, ma sono tutti progetti che sono o ready made, per cui composti da elementi strutturali che si trovano sul mercato, o progetti di upcycling, per cui riconfigurazione di oggetti usati in qualche modo, ma che crescono nel valore in seguito all'intervento, o si è trattato di echeraggio di oggetti esistenti. E questo, insomma, è stata una fenomenologia molto apprezzata dai visitatori, in particolare dalla stampa specializzata. Senta, professore, il suo corso in ISIA si chiama Design Strategico. Di cosa si tratta? Beh, potremmo anche forse limitarci a chiamarlo design, nel senso che la definizione di strategico non è altro che la caratterizzazione che la disciplina del design ha finito per acquisire negli ultimi decenni, vale a dire non più una disciplina fondamentalmente autoriale, ma una disciplina fortemente collegata con le realtà del mercato e delle intraprese con cui la disciplina si confronta, e che necessariamente acquisisce una valenza strategica sia a livello, diciamo, di microcosmo imprenditoriale, sia a livello macroscopico di sistema. Con il documento della Commissione Europea intitolato Design for Growth and Prosperity, che ormai risale a, credo, 10-15 anni fa, la stessa Commissione Europea, la stessa Unione Europea ha riconosciuto il design come una disciplina strategica per lo sviluppo e la prosperità di tutta l'Unione. Certo. Senta, non abbiamo tantissimo tempo. Senta, professore, io sono curiosa, perché lei, oltre ad essere docente ISIA, è stato un allievo ISIA. Ecco, perché a suo tempo, a questo punto, ci tolga questa curiosità, scelse proprio questo istituto, e cosa è cambiato oggi rispetto a ieri, visto che lei ha vissuto anche il passato in ISIA? Beh,
Io non pensavo, quando andai a prendere i moduli, di essere ammesso all'ISIA, perché venivo da un liceo scientifico e venivo dalla provincia profonda. Io sono originario del Montagnata, per cui immaginavo di competere con giovani più esperti, più avvezzi alla materia di quanto non fossi io. Invece andò bene, insomma, di fatto. E per quanto mi riguarda, lo scelsi su base documentale. Non vi ero mai stato, per cui ebbi l'opportunità di trovare all'interno del mio liceo dei pieghevoli che raccontavano questa storia. Devo dire che anche mio zio, che era un appassionato di design, me ne raccontò un po' le caratteristiche. E poi, vabbè, ci fu un incontro particolare, perché a quel tempo il compianto Francesco Teodoro, uno degli autori della Poltrona Sacco, che tutti conosciamo, risiedeva lì in provincia di Grosseto. E io mi presentai, senza nemmeno conoscerlo, alla sua porta, chiedendo un po', dico, ma questa cosa del design come funziona, insomma, il caso che vada. E vabbè, diventammo anche un po' amici, insomma. Mi fece anche conoscere Achille Castiglioni, a quel tempo, durante la mostra, che osannavo come una presenza ultramondana, insomma. Ci credo. E niente, poi fui accettato, e da lì poi non me ne sono mai più andato, perché la mia presenza è stato il primo passo, fu il primo caso di un ex allievo che diventava docente e che rientrava un po' nella visione bauhausiana dell'allora direttore Furlanis. Senta, siamo veramente al termine. Io la ringrazio, grazie davvero professor Mirko Tatarini, designer e docente di design strategico al biennio specialistico di ISIA Firenze, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, che ritroveremo puntualissimo lunedì prossimo. Vi ricordo, potete fare domanda di iscrizione per l'anno accademico 2022-2023. Per avere maggiori informazioni potete visitare il sito www.isiadesign.fi.it. Grazie ancora, buon lavoro professore. Noi diamo invece la linea alla regia.